Buongiorno ragazzi, lezione numero 30. Oggi finiamo per breve tempo il Pacman e poi continuiamo la teoria con gli alberi, con la discussione degli alberi. Però per quanto riguarda il Pacman, c'è rimasta da fare veramente una cosa, è un peccato lasciarla così in sospeso. Abbiamo fatto la morte del Pacman, abbiamo fatto la modalità Frightened con relativo blinking dopo 5 secondi. E abbiamo fatto anche il fatto che quando il fantasmino è in modalità Frightened, Pac-Man può mangiarlo, il fantasmino torna a casetta in forma di occhi, di occhietti, e poi dovrebbe succedere che una volta raggiunto la casetta, il fantasmino in forma di occhietti dovrebbe tornare normale e poi uscire dalla casa, quindi questa è la cosa che ci rimane da fare. Per far questo dobbiamo tenere presente come è fatto il nostro grafo, che vi ricordo ha un nodo apposita per capire come uscire dalla casa, quindi capire come entrarci nella casa basta dargli come target al fantasmino quando deve tornarci uno degli spawn che stanno qui, in particolare. Ciascun fantasmino andrà nel suo spawn originale, tranne il fantasmino rosso Blinky che sceglierà lo spawn rosa centrale. Questo nel gioco originale è esattamente così. Quindi noi in realtà abbiamo già fatto questo, cioè gli abbiamo detto guarda, quando tu sei stato mangiato, dovresti sicuramente attivare la modalità mangiato, item. E la modalità item determinerà lo spostamento direzionale, cioè determinerà il target nella scelta della prossima direzione. Ovvero, se siamo in modalità item, la prossima direzione è scelta minimizzando la distanza euclidea tra ovviamente la posizione dove si trova in quel momento il fantasmino, dove sta andando il fantasmino, e in questo caso lo spawn, il nodo spawn di Pinky, come vi dicevo prima sul grafo. Ok, quindi adesso dobbiamo evitare che dobbiamo far sì che quando venga raggiunta la casetta, il fantasmino ritorni normale ed esca dalla casetta. Uscire dalla casetta però significa anche non rientrarci. In realtà questa è una cosa che poteva succedere anche qui. Se adesso io, ecco, devo cercare di non morire, però in generale. Ecco, adesso devo sperare che cerchi di ingannarlo. Però ci è capitato, l'altra volta ci è capitato, ecco, vedete, lui può entrare nella casetta, ma in realtà non dovrebbe poterci entrare. E ovviamente questo gli può innescare un comportamento di deadlock, cioè lui non riesce proprio a capire come uscire dalla casetta. In realtà non ci dovrebbe proprio entrare. Tra l'altro anche Pac-Man può entrare nella casetta. E questo nemmeno è consentito. Quindi Pac-Man può in questo momento entrare nella casetta e vabbè, poi dico lo c'è. Quindi dobbiamo un po' aggiustare questa cosa e poi fare l'uscita dalla casetta. Quindi cosa dobbiamo fare? Non si può entrare nella casetta. Non lo può fare Pac-Man, non lo può fare Fantasmino, a meno di un singolo caso di eccezione, cioè quando proprio lui nella casetta ci deve entrare perché è in modalità occhi, in quel caso ci può entrare. Allora, chi è che decide entrarci, non può entrarci? Qual è il metodo che decide se può entrare oppure no? Beh, intanto noi abbiamo in Entity un metodo di advance che, vabbè, questo era la cosa di debug, che quando raggiunge il nodo obiettivo dice di aggiornare il checkpoint e quindi capire dove deve andare. Quindi qui si decide dove deve andare, mentre quello che segue è semplicemente un motore di avanzamento, quindi un motore, la meccanica del gioco è decisa qui, motore fisico, ecco, quello volevo dire. Quindi il fatto di non poter fare una cosa, dobbiamo decidere se metterla nella parte fisica o nella parte logica, cioè questo determina come funziona il gioco. Questo invece determina la fisica del gioco. Quindi dobbiamo sempre farci questa domanda: di chi è la responsabilità? Della fisica o della logica del gioco?
Beh, la fisica determina ciò che è fisicamente possibile. Però, ragazzi, il fatto di entrare in una casetta in alcuni casi, in altri no, non è una questione di fisica. Cioè, non sto dicendo che lui, la fisica sarebbe posso saltare, posso entrare dentro qualcosa. Cioè, la fisica è fisica. Questo è una cosa che ha a che fare più con la logica. Quindi la risposta alla domanda di chi è la responsabilità non è della fisica, ma è della logica. Quindi, qui dentro, lui, quando raggiunge un checkpoint, andrà a cercare di andare nella direzione correntemente selezionata, la direzione chi è che la seleziona. La seleziona appunto questo metodo in funzione se siamo il fantasmino, la seleziona la prossima direzione in funzione dello stato, quindi se sono spaventato la prossima direzione è casuale, se sono scatter sarà una cosa che mi fa andare in alto a destra, chase mi fa inseguire il Pac-Man e item mi fa andare nella casetta. Ora, questo choose next dir che qui abbiamo reimplementato per il fantasmino, lui cosa fa? Dice, guarda, io vedo intanto in quale direzione posso andare ed escludo la direzione inversa. Ecco, vedo in quali direzioni posso andare ed escludo una cosa che non mi è consentita. Vedete come questo suona molto simile a quello che stiamo per cercare di fare? Vogliamo escludere un nodo particolare in alcune situazioni particolari. Quindi, per esempio, questo è il momento di dirgli, ad esempio, guarda, io nelle direzioni in cui posso andare escludo quella inversa, non solo, ma escludo anche la direzione corrispondente al nodo di entrata nella casetta, se non sono in modalità item. Se sono in modalità item è chiaro che io ci devo entrare nella casetta, ma se non sono in modalità item io non posso entrare dentro la casetta, quindi devo escludere questo caso. E come facciamo? O complichiamo molto questa if, complichiamo, insomma, non di tanto, dobbiamo aggiungere un'altra condizione, quindi la direzione candidata è fattibile se non è quella inversa, non possiamo tornare indietro, non è, deve essere una cosa esistente, cioè deve esistere un nodo in quella direzione, e possiamo dire anche che il nodo in quella direzione non può essere il nodo di entrata nella casetta. Quindi il nodo in quella direzione non può essere il nodo di entrata della casetta, quindi level instance, mi dai l'indice del nodo di entrata nella casetta? Out entrance node. Questo mi dà l'indice del nodo, quindi non può. Però questo ha comunque un'eccezione, cioè nel caso siano occhietti ci può entrare, nel caso sia in modalità occhi oppure in modalità item, in realtà ci può entrare. Beh, intanto verifichiamo che questa cosa funzioni, quindi dovrebbe succedere che adesso Blinky non dovrebbe mai entrare nella casetta. Diciamo che noi siamo un po' più veloci, quindi ecco, già qui mi aspettavo che entrasse, non ci entra. Vediamo di spiegarlo così. Uè, beh. È abbastanza difficile il gioco anche senza intelligenza artificiale. E dai, vieni, 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 vedete, non ci entra. Quindi ormai è assodato che non ci entra. Ovviamente Pac-Man può entrarci, e allora dobbiamo andarci a chiedere, ma allora abbiamo messo nel punto sbagliato la nostra eccezione. Come facciamo a dire a Pac-Man che non ci può entrare? Perché Pac-Man, quando dice che non ci può entrare, cioè Pac-Man, quando chiede dove poter andare, lo chiede al metodo checkpoint reach di entity e questo effettivamente gli consente di lui dice next dir effettivamente non va a fare un controllo. Però ragazzi, il Pac-Man chi è che decide la direzione del Pac-Man? Mentre la direzione del fantasmino la decide il fantasmino in base alle politiche che abbiamo implementato, a seconda delle modalità, la direzione del Pac-Man la decide il giocatore. Quindi che significa, ragazzi, che la decide il giocatore?
E se il giocatore va a decidere una direzione che porterà il Pac-Man all'entrata della casa, noi dobbiamo rifiutare questa decisione, ignorarla. Ci sono due modi. O qua dentro noi diciamo proprio, visto che abbiamo raggiunto un checkpoint, diciamo guarda, ma la prossima direzione mi porterà nella casetta? Se è così, io la ignoro. Oppure dobbiamo andare in un set direction che non c'è perché noi usiamo quello anzi, siamo nella classe entity, sì, scusate, quindi. Oppure dobbiamo implementare un set direction che sta già nella classe entity. Dobbiamo andare a fare un override del set nextdir, che tra l'altro è void, quindi ricordiamoci sempre. Mettiamo i metodi virtuali, così diamo la possibilità alle sottoclassi di reimplementarli. Allora, ragazzi, è una scelta progettuale, quindi o facciamo l'override di set nextdir, e diciamo, guarda, questa direzione che tu mi hai comandato, io la rifiuto. Però questo c'è un difetto. Il difetto è che quando Pacman si sta muovendo in questo corridoio, e noi diciamo di andare giù, lui verifica che giù non ci può andare, prevedendo il futuro, cioè lui sta in questo binario. Noi diciamo di andare giù e lui dice: guarda, io quando raggiungerò questo punto, giù significa entrata, non ci posso andare. Quindi non memorizzerà la direzione, rifiuterà il comando. Significa che quando il Pacman prosegue e poi raggiunge questo nodo, lui non va giù perché ha rifiutato la scelta che era stata precedentemente fatta. E non mi sembra questo molto coerente col gioco originale. Cioè, se io qua premo giù, significa che lui, Pacman, quando raggiunge questo nodo, dovrà andare giù. Quindi deve comunque memorizzare l'ultima direzione, non può rifiutare i comandi del giocatore. Può dire semplicemente che quando sta qui, giù non significa vacci adesso, giù in questo momento, ma vacci più in là. Questo significa che non dobbiamo fare l'override di questa funzione, ma dobbiamo semmai fare l'override di questa funzione, cosa che da resto è già stata fatta. Checkpoint Reached in Pac-Man già ha fatto l'override, dicevamo l'altra volta. Non aggiunge niente di particolare e quindi richiamiamo il metodo della superclasse. Beh, in realtà adesso qualcosa di particolare c'è. Pac-Man non può mai, ma proprio mai, entrare nella casetta. Invece il fantasmino, in un caso sì. Quindi, vediamo come possiamo aggiustarcela. Allora, checkpoint reached, effettivamente lui qua dice se la prossima direzione è feasible, lui la fa effettivamente. Quindi, per quanto io mi sforzi di dire qua dentro, per quanto codice io possa inserire qua dentro, lui comunque, una volta che invoca checkpoint reached, prova ad andare in quella direzione, vede che è fattibile e ci va. Quindi, sembra questo un vicolo cieco a livello di progettazione. Vediamo un po' che possiamo fare. D'altronde, se noi qua invece inseriamo proprio un controllo di non entrata nella casetta, poi succederà che il fantasmino può avere un problema, perché il fantasmino invece. Che ha un checkpoint reached che pure invoca quello della superclasse, poveretto, lui quando seleziona la prossima direzione di entrata nella casetta, perché magari ci deve entrare solo in modalità item, chiede ad Entity di fare questo passo, di fare questa scelta e non lo farà perché abbiamo messo un'eccezione. Quindi, ragazzi, siamo poi in un punto, in un vicolo cieco della progettazione e queste cose possono accadere. Cioè, se noi qua dentro implementiamo il divieto di ingresso nella casetta, Pac-Man mai ci entrerà, ma nemmeno Ghost mai ci entrerà. Capito? Quindi, che possiamo fare? La tentazione sarebbe quella di, bruttissima, la tentazione sarebbe quella di non invocare in Ghost il metodo della superclasse e copiare e incollare quel codice opportunamente modificato, però è una cosa molto brutta. Potremmo, visto che questo è un metodo virtuale privato, tra l'altro, quindi è un metodo di utilità, diciamo, potremmo dirgli: guarda, per esempio, mi è o non mi è consentito entrare nella casetta? Voi dite una cosa sporca, perché è sporca? Questo è un metodo privato, quindi tutto ciò che è privato, appunto, rimane sotto, diciamo, dietro le quinte, quello che è pubblico invece può essere chiamato da attori esterni. Però questo ha un grande vantaggio, che io questo metodo gli do io l'informazione dall'esterno se la casetta è un'entità
un nodo feasible o non feasible, cioè un nodo dove ci può andare oppure non ci può andare. E quindi, per esempio, bool can enter house, e ci mettiamo anche un default, perché la maggior parte dei casi lui non può entrare nella casetta. Quindi nella maggior parte dei casi noi diciamo no. Quindi bool can enter house, ce lo ricordiamo anche qua, bool can enter house. Quindi dobbiamo dire qual è il momento in cui rifiuta la direzione. Check if next direction is feasible. Se è feasible, lui cambia la current direction in next direction e poi va nella current direction con node next. Ok, questo è il momento, vedete? È come dire, guardate, non c'è un nodo in quella direzione, è la stessa cosa. Se lui non può entrare nella casa e in quella direzione c'è la casa, è come se non ci dovesse essere quel nodo, quindi lui non ci può proprio andare. Quindi check if next direction is feasible, ovvero deve esistere il nodo in quella direzione e il nodo in quella direzione non deve essere e. Condizione composta. Se ora dobbiamo fare un po' di ragionamenti. Se can enter house è false, allora noi possiamo andare in quella direzione. Se ovviamente c'è un nodo in quella direzione e can enter house è false. Oppure enter house è true, perché se enter house è true noi non dobbiamo manco farlo il controllo sul fatto che il prossimo nodo sia un nodo di entrata nella casetta, tanto lui ci può entrare, quindi va benissimo. Oppure se enter house è falso e il nodo prossimo non è il nodo di entrata della casetta. Quindi il nodo prossimo, a questo punto sto neighbors era meglio metterlo all'inizio, qui, prenderlo all'inizio, qui, questo è così, neighbors, e a questo punto mi devo chiedere se anche il neighbors devo andare ho raggiunto un checkpoint, quindi quello che è il nodo, non il nodo prev, quello che è il nodo next, adesso il nodo corrente in cui mi trovo è il nodo next. Se il vicino nella direzione in cui voglio andare non deve essere quello, non deve essere l'aux entrance node. Un po' complessa questa if, me ne rendo conto, però cerchiamo di ragionarci insieme. Posso andare nella direzione selezionata se esiste un nodo nella direzione selezionata, e inoltre o posso entrare nella casa e quindi me ne frego, oppure se invece non me ne frego, ovvero devo verificare anche che il nodo della casa, quindi non ci posso entrare, devo verificare anche che il prossimo nodo, cioè il vicino rispetto a quello in cui mi trovo, nella direzione in cui vorrei spostarmi, non deve essere il nodo di entrata della casa. Questo è una cosa che ho messo in checkpoint reached. A questo punto, Pacman deve dire che non può mai entrare nella casa, quindi che l'entry house false è già di default false, quindi va bene così, e invece il ghost dovrebbe fare un po' di eccezioni. Al ghost gli avevamo già detto l'eccezione, gli avevamo già fatta questa cosa. Qui non serve più questa cosa qui, non dovrebbe servire più. Vediamo se non serve più, fatemi pensare. Lui ha selezionato la direzione, magari lui ha selezionato la direzione di entrata nella casetta, però noi la rifiutiamo diandogli qui true o false.
Sì, ci può stare. Ci può stare, vediamo un po'. Allora, dobbiamo dargli, se lui è item, gli diamo true, ci può entrare nella casetta, perché deve andare a casa, altrimenti non ci può entrare. Quindi mod uguale item. In realtà, chiedersi true false di mod uguale item è come chiedersi mod uguale item, cioè questa è una condizione booleana, un'espressione booleana che è true quando la modalità è item e false quando non lo è. Quindi lui può entrare nella casetta solo quando è in modalità item. Vediamo. Allora, dovrebbero succedere adesso che Pacman non può entrare nella casetta. Intanto verifichiamo che Pacman non ci può entrare. Eh sì, già c'è un bug qui. Allora, intanto Pacman non può entrare nella casetta e questo ci piace. Però il fantasmino si è bloccato. Mi viene da pensare che il fantasmino si è bloccato perché lui si blocca quando va in false l'advance. Si è bloccato. Si è bloccato perché allora, supponiamo che lui possa sempre entrare nella casetta. Vediamo se si blocca di nuovo. No, non cambia niente perché gli ho dato. Supponiamo che lui possa sempre entrare nella casetta, però non dovrebbe essere questo il problema. Il problema l'abbiamo. Deve essere da qualche altra parte. Sì. Si è bloccato il fantasmino. Cosa abbiamo modificato per bloccarlo? Dobbiamo aver fatto, non vorrei aver fatto qualche modifica qui. Io ho cancellato una cosa che pensavo era quella che abbiamo scritto oggi. Non vorrei aver fatto qualche altro casino. Tanto chi è che ferma le entità? Allora, frightened, next div. Allora, colui che ferma dovrebbe essere entity, questo è il momento in cui le entità si fermano. E si fermano perché in quella direzione non ci può andare. Ah, ok. È rimasta ancora sta cosa qui? Però abbiamo. Ok, c'è una contraddizione. Stavamo facendo una cosa, poi abbiamo cambiato, la soluzione, non è più questa, no? La soluzione l'abbiamo messa nel checkpoint Richard, qui non è più questa la soluzione. No, è questa, no, scusate, mi sto confondendo, scusate ragazzi. Allora, quindi abbiamo sbagliato qualcosa qua dentro. Allora, checkpoint Richard. Quindi cosa sarà successo? Sarà successo che probabilmente lui ha rifiutato questa direzione, non ha messo curdir. Quindi, però non fa niente, lui dovrebbe comunque andare a sinistra. Ah, ok, continua ad andare a sinistra fino a che va a sbattere sul muro. E poi, giustamente, va a sbattere. Ok, c'è qualche cosa che abbiamo sbagliato qui. Allora, vediamo un po'. Può entrare nella casa se questo è o questo o questo. Current house, gli abbiamo detto. Effettivamente è false quando non è item, quindi o questo o questo. Current house è false, sicuramente perché il fantasmino è in modalità normale. E gli abbiamo detto di verificare che il nodo successivo non sia quello dell'entrata. Il nodo successivo non sia quello dell'entrata. Qual è il problema allora? Lui quando raggiunge il checkpoint, quando il fantasmino raggiunge il checkpoint a sinistra, quando raggiunge questo checkpoint, questo, perché mai si arrabbia? Tanto c'è anche questo checkpoint, quindi lui va a sinistra, cioè non dovrebbe mai trovare che il suo vicino di giù è il nodo della casa, quindi perché mai dovrebbe bloccarsi. Non
Beh, ci conviene fare una stampa. Ex, printf, I am, sono tizio, and I rejected, next div, uguale a quello che è. Quindi sono il fantasmino, ho dettagli, e ho rifiutato la direzione al dettagli. Dove 0 è destra, vabbè, poi vediamo la codifica. Piano, 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 piano. Ok, e in effetti è così che avviene. Quindi sono Blinky e ho rigettato la direzione 1. La direzione 1, 1 sta per left, right e left. Beh, sì, va bene che hai rigettato la direzione 1, però il problema è chi te l'ha data questa direzione 1. Questa è la cosa che non mi piace. Lui dovrebbe, appunto, trovare una. Dovrebbe prendere minimizzare la distanza della prossima direzione. Perché 1? Next dir. Cosa abbiamo modificato che ha rotto questa cosa che funzionava? Il fantasmino si muoveva bene. Quindi il fantasmino sceglie la prossima direzione e poi invoca checkpoint reached. Cos'è che abbiamo sbagliato? Quindi ha rifiutato a sinistra. Il problema è che non c'è mai nessuno che gli ha detto di andare in basso. Beh, intanto mettiamoci una stampa e vediamo che succede. Quindi andiamo in checkpoint rigido del fantasmino e vediamo che direzione seleziona ogni volta che raggiunge un checkpoint. I chose next year, quello che è. Piano piano. Altro non capisco perché lui non, cioè il fantasmino parte e poi quando raggiunge questo nodo perché non sceglie una direzione? Non appare proprio questa stampa. Che sta succedendo? Dove sta il fantasmino? Eccolo qua. No. Perché lui non sceglie mai la direzione? Non ci sta, non capisco perché non sceglie la direzione. Checkpoint reached. Professore, mi scusi. Sì. Forse nel checkpoint reached di entity, Sì. lei ha messo nella condizione if can enter house oppure can enter house uguale false. Sì. Però can enter house non è di base false. Enterhouse di base è false, quindi lui deve verificare che per poter cambiare la direzione deve verificare che siano vere o una o l'altra. Questa ovviamente non lo è, e quindi deve verificare quest'altra. Questa è già false nell'ipotesi di lavoro, quindi deve verificare a questa. Ma in quel momento il fantasmino non ha un nodo di entrata nella casa giù. E poi noi, avendo messo questa stampa, il problema che sto verificando è che proprio lui non sta scegliendo la direzione, cioè è come se lui non invocasse più checkpoint reached. Non so se mi sono spiegato. Cioè, ah, mamma mia, ragazzi, questo è incredibile. Allora, è un errore di programmazione oggetti. È molto, molto sottile, ma incredibilmente sottile, ragazzi. Il metodo checkpoint reached di entity ha un parametro in ingresso, giusto? Il metodo checkpoint reached di fantasmino non ha un parametro di ingresso. Sapete che significa, ragazzi? Che questi sono due metodi distinti. Significa che quando viene invocato il metodo virtuale di entity checkpoint reached, il polimorfismo ci dice che in realtà se sotto ci sta il fantasmino, verrà invocato il checkpoint reached del fantasmino. Ma siccome quello non ce l'ha uno uguale, cioè ce l'ha ma senza il parametro,
non viene invocato quello di Entity. Ecco perché si blocca il fantasmino. Perché non viene proprio invocato, infatti quello stavo verificando. Non viene invocato il metodo checkpoint reset del fantasmino. Cioè nel polimorfismo, se tu vuoi che un metodo sia polimorfico, deve essere uguale nella sua superclasse e nella sua sottoclasse, capito? Quindi sia il Pacman, anche il Pacman, però il Pacman non ce ne siamo accorti perché il Pacman non fa niente nel suo checkpoint reset, quindi è ininfluente che lui venga richiamato il suo o quello di Entity, sono uguali, però il fantasmino no, il fantasmino in realtà non è per niente uguale, anzi il fantasmino fa la scelta della direzione. Quindi niente stampe, è un errore molto più banale, è un errore di programmazione oggetti. Vabbè, a me non me ne sono accorto. Vabbè, mi piace che sia avvenuta questa cosa perché ci fa capire che insomma bisogna stare attenti anche alle regole della programmazione oggetti. Quindi vogliamo che un metodo sia polimorfico, deve essere uguale. Quindi abbiamo aggiunto un parametro nel metodo polimorfico della superclasse, dobbiamo aggiungere lo stesso parametro nei metodi virtuali delle sottoclassi che sono stati sovrascritti, overridden nelle sottoclassi. Quindi si bloccava il fantasmino perché nessuno mai diceva dove andare, non perché c'è un bug nel Canary House, eccetera. Perfetto. Ok. Verifichiamo che non posso entrare nella casetta. Come facciamo? Lo inganno, vado di qua. Caspita, quanto è fulmine, come ha fatto? Dai, forza, entra nella casetta, entra nella casetta, entra nella casetta. Non ci entra. Lui non ci entra, io non ci entro. Vediamo se però in modalità occhietti ci entra. Sì, non troppo lento, dai su. Vai. Non ci sta entrando. Professore, perché prima ha tolto la condizione Oh, dopo la ok, chiamata? giusto, giusto. L'ho tolto per vedere le cose come stavano andando. Grazie, grazie mille. Quindi mod uguale item. Ok, sì, vabbè, il fatto che poi possa anche riuscire, dobbiamo risolvere questo, ma questo era prevedibile. Vediamo se invece non ci può, siccome abbiamo fatto un'altra modifica, verifichiamo che non ci entri più. Ah, vieni nella casetta, vieni nella casetta, vieni nella casetta, vieni nella casetta, non ci viene. Quindi, ok, bene. Quindi il fantasma non può entrare nella casetta, Pac-Man non può entrare nella casetta. Ma quando il fantasma è item ci può entrare. Beh, solo per dire, vedete, in italiano, poi nella programmazione, quanta fatica abbiamo fatto. Adesso dobbiamo dire, ok, però quando sei entrato nella casetta, quindi una volta che tu hai raggiunto l'obiettivo, il tuo obiettivo era lo spawn node, quale diventa poi il tuo nuovo obiettivo? Beh, se sei Blinky, Blinky nella casetta non ci rimane. Blinky, una volta che raggiunge l'obiettivo nella casetta, subito riesce. Nel gioco originale non sta ad aspettare, non aspetta niente. Infatti, ci sono dei parametri di tipo attesa dentro la casetta. Ognuno ha le sue attese. Pinky 2 secondi, 6, 13. Blinky, cioè il rosso, non attende. Quindi noi oggi per semplicità, se no dovremmo fare un'altra cosa più complessa, diciamo a Blinky, ok, una volta che sei entrato nella casetta, sai che ti dico? Ti faccio uscire subito. Però ricordiamoci che se dobbiamo fare anche il rimbalzo dei fantasmini, gli altri, dobbiamo fare una cosa un po' più complessa, però insomma non possiamo perdere altre 2 ore per fare questa cosa. Diciamo che per i nostri scopi è sufficiente questo comportamento. Quindi dove dobbiamo andare? Abbiamo detto quando raggiungi la casetta devi cambiare target, anzi devi pure cambiare modalità, non sei più item ma diventi fantasmino normale, diventi, che ne so, Chase, insomma, vediamo che cosa diventi, sicuramente non sei più in modalità item. Come faccio a capire quando raggiungi lo spawn? Beh, checkpoint reached, cioè praticamente abbiamo un metodo che ci dice che abbiamo raggiunto un nodo.
quindi perché non sfruttarlo? Quindi, se siamo in modalità a questo punto, sì, item, siamo già qui in realtà, l'abbiamo fatto. Cosa facciamo qua? Vedete, lui dice, scegli come prossima direzione quella che minimizza la distanza rispetto allo spawn. Ma se abbiamo raggiunto lo spawn, che succede? Beh, intanto vediamo se forse bisogna farlo qui. Choose next dir. No, questo no. Nell'advance. Advance richiama advance. Vabbè, no, checkpoint reached. L'unica cosa, devo capire se checkpoint reached come considera il node prev. Li considera uguali, ok, quindi ho raggiunto node next, quindi ok. L'ipotesi è che l'ho raggiunto il node next. Quindi potrei dire una cosa, if node next è proprio uguale a quello che tu vorresti, dove vorresti andare, anzi, potevo anche dire questo, guardate, int target uguale, io vorrei andare qui. Se ci sono già, faccio una cosa. Se non ci sono, cerco di andarci. Quindi, ecco qua. Quindi il mio target in modalità item è sempre lo spawn position dentro la casetta. Se l'ho raggiunto, adesso vediamo che fare. Se non l'ho raggiunto, beh, devo raggiungerlo, quindi vado avanti. Quindi se l'ho raggiunto, che devo fare? Beh, se l'ho raggiunto, qual è il mio prossimo target? Se ho raggiunto la casetta, cioè se ho raggiunto il mio spawn, il mio prossimo target quale sarà? Chiedo a voi. Non può essere Pac-Man, perché altrimenti rischierebbe di rimanere incastrato nella casetta. E allo stesso modo non può essere uno degli angoli del livello, perché anche lì potrebbe rimanere incastrato. Qual è? Ragazzi, se suona la sirena dell'antincendio, voi dove andate? Scappate verso le uscite di sicurezza, se state in un cinema. E la stessa cosa deve fare il fantasma. Se lui deve uscire dalla casa, il suo target deve essere l'uscita della casa. E l'uscita della casa corrisponde anche con l'entrata, che dovrebbe essere l'uscita appunto della casa. Quindi il suo target, if node next, possiamo dire una cosa del genere, guardate, il suo nuovo target diventa il nodo quindi il punto corrispondente no, scusate, il suo nuovo target diventa non lo spawn position, ma diventa l'entrata della casa, house entrance node. Questo è il suo nuovo target. In più, la sua modalità deve cambiare in quante modalità abbiamo? Scatter, chase, item, in-house, exiting. Lo dice la parola, exiting, cioè lui entra in modalità sto uscendo dalla casa. Uno dice, allora che serve la modalità in-house? Non l'abbiamo mai usata. Serve appunto per far rimbalzare i fantasmini. Però abbiamo detto che per semplicità noi oggi non facciamo gli altri fantasmini che rimbalzano, quindi hanno questo stato in più rispetto a Blinky, possono stare, permanere nella casetta. Quindi una volta che io ho raggiunto lo spawn, dico che la mia modalità diventa exiting. E a questo punto, dato che io ho cambiato il target, io potrei fare anche una cosa di questo tipo, guardate. Siccome lui la prossima direzione, la selezione in base al target. Il target di default è lo spawn, ma nel caso in cui lui abbia già raggiunto lo spawn, il target si aggiorna diventando l'uscita della casetta. E in quel caso gli diciamo anche, guarda, esci dalla casetta. Però adesso c'è un altro problema. Quando lui esce dalla casetta, dobbiamo dirgli di nuovo cambiare modalità. Una volta che lui è uscito dalla casetta, deve, che ne so, rimettersi a caccia di Pac-Man. Quindi dobbiamo anche qui dire else if mod uguale exiting. Quindi se stai uscendo, e per esempio possiamo dirgli e in più hai raggiunto e in più hai raggiunto la casetta, quindi and node next
Quindi hai finalmente raggiunto l'uscita della casa. Beh, se hai raggiunto l'uscita della casa, allora io ti dico, adesso la tua modalità è Chase. Ti devi mettere alla caccia di Chase. E quindi la tua direzione futura di caccia, beh, dobbiamo pensarci un attimo, lui ha raggiunto, proprio sta qui. Se adesso subito noi gli diciamo di scegliere la prossima direzione relativamente al pack, ma lui rischierebbe di tornare indietro. Possiamo anche noi non dirgli niente, tanto lui sta andando su, proviene sicuramente da qui, sta andando su, quindi andrà via. Quindi possiamo semplicemente soltanto cambiargli la modalità in chase. Vediamo se questo funziona. Ho qualche dubbio, proprio in quella linea che dove stavo soffermandomi. Vediamo un po'. Magno, che magno, dove stai? Dove stai? Vieni qua. Stai buono, vieni qua. Rallentatore. Mettiamo in attesa, vediamo che succede. Allora, è entrato nello spawn. Arrivato allo spawn, non se ne va. Rimane bloccato. Vediamo un po' perché. Mi viene da pensare, ragazzi, che questo tenente house, lui praticamente dice: guardate, qua c'è un controllo. Se tu non puoi praticamente entrare nella casa, tu sei il tuo prossimo nodo dove qualcuno ti ha detto di andare è l'entrata della casa, tu non ci puoi entrare. Però, ragazzi, l'entrata della casa, la porta ha una doppia funzione di entrata e di uscita. Quindi questo più che tenente house sembra quasi più che tenente, è un Ken, chiamiamolo, ecco, magari in un modo un po' più simbolico, non è soltanto Ken Enter House, ma può passare dalla porta di entrata della casetta, oppure chiamiamolo Ken Enter Exit House, cioè può entrare o uscire dalla casa, perché ragazzi, tutto sta qui, il discorso è. Lui gli ho detto che può attraversare la porta della casa solo se è in modalità item, perché ci deve entrare. E vabbè, però se deve uscire pure lui può fare una cosa del genere. Quindi se lui può uscire, gli devo dire che lui può attraversare la porta della casa. Quindi non è soltanto puoi passarci se stai entrando o se vuoi entrare, ma puoi passarci anche se vuoi uscire. Quindi o questo o questo. Questo credo sia il motivo per cui si è bloccato il fantasmino una volta nella casetta. Dove vai? Vieni qua. Vediamo un po'. No, non era questo. Vabbè, però ha un senso anche questo. C'è un bug, come al solito, dobbiamo indagare per scoprire la causa. Allora, intanto questo ha un senso, direi di sì, perché lui effettivamente può attraversare quel nodo quando è in modalità di uscita, anche se sì, ok, quindi lui adesso lo mette in modalità di uscita. Ok, allora ricordiamoci sempre, quando è che un fantasmino si blocca? Si blocca quando qualcuno gli ha rigettato la direzione, quindi dovremmo andare in Entity. Qui, questo è il momento in cui qualcuno gli ha rigettato la direzione. Quindi dovremmo dire, forse era meglio tenercela, di nuovo, sono tal dei tali, rejected dir, next dir, tal dei tali. E poi vediamo se è vero che sta avvenendo questo rigetto. Quindi sono tal dei tali e sto rigettando next dir. C'erano un sacco di reject perché chiaramente mo sì, è normale, Pacman pure. Ora dobbiamo stare attenti, molto pianissimo, lo prendiamo piano 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 piano. Ok, pausa. Sono Blinky e ho rigettato la direzione 3. La direzione 3 è, penso che sia 0, 1, 2 e 3. Sono Blinky e ho rigettato la direzione 3. Azz. Sì, è giusto che hai rigettato la direzione 3, non puoi andare giù. Quindi il problema non è qui. Il
non è nel fatto di aver rigettato la direzione Z. Vediamo se ci sono altri rigetti. No, Blinky ha iniziato proprio a rigettare Z3. Quindi il problema non è nel motore di logico di rigetto, ma sembra più un problema. No, non è quello del motore fisico in realtà, cioè non ci può proprio fisicamente andare. Sembra un problema della scelta della direzione. Cioè, qualcuno gli ha detto quando lui stava lì di andare giù. No, è sbagliato. Perché qualcuno gli ha detto di andare giù? Forse ho capito, ragazzi. Può essere perché il fantasmino non può tornare indietro? Potrebbe essere questo, ragazzi. Guardate, il fantasmino viene riportato qui. Si trasforma in fantasmino normale. A questo punto, lui dovrebbe tornare indietro per andare alla casetta. Però lui non può tornare indietro. Le regole del gioco sono queste, non puoi tornare indietro. Allora va qui. Ok, va qui. A questo punto lui vorrebbe tornare indietro, però gli deve essere consentito tornare indietro, perché l'unica cosa da fare è come se fosse, anzi è un vicolo, no, non è un vicolo cieco, perché lui può andare a destra. E allora perché non va a destra? Perché nessuno gli dice almeno, cioè, se proprio non vuoi tornare indietro, fatti un giro e poi esci. Perché non si è fatto un giro? Questa è la domanda, cioè perché rimane bloccato? Vediamo di chi è la colpa. Allora. Sicuramente la colpa è questa, è di questo metodo probabilmente. Quindi questo metodo qualcuno gli dice. Qualcuno qua dentro gli dà una direzione sbagliata. Vediamo un po'. Lui sta, abbiamo detto che lui quando raggiunge lo spawn. Quando raggiunge lo spawn, lui va in modalità exiting. E questo significa che lui, dato che ci va subito in modalità exiting, chi è next dir? Choose next dir rispetto a exiting. Quindi choose next dir rispetto al target che è la casetta. Choose next dir, lui non la sceglie perché probabilmente non contempla il fatto di tornare indietro. Vediamo un po', mettiamoci la stampa. Quindi ce la mettiamo qui. If mod uguale exiting, voglio capire quando lui vuole uscire, che direzione ha scelto? Questa direzione next dir. Vediamo che direzione sceglie quando lui vuole uscire dalla casa. Piano. Allora. Vabbè, Pac-Man c'è un sacco di reject perché sta bloccato. Lui ha scelto proprio, ha scelto di andare giù. Cioè lui quindi quando lui va in exiting, sceglie di andare giù. Perché sceglie di andare giù? Sceglie di andare giù. Beh, sì, sceglie di andare giù perché, forse ho capito perché, lui vorrebbe andare qui, però non può invertire la direzione. Allora sceglie di andare giù, e va bene. Ma una volta che è qui, perché scegli di andare giù? Quello non va bene. Infatti dice Pacman reject next dir 1. 1 sarebbe destra, l'ha rigettata. E perché l'ha rigettata destra? No, quello è Pacman, scusate. Tra l'altro è sinistra. Chose 3, Blinky reject 3. Quindi sceglie di andare giù e non la rigetta perché ci può andare, la prima volta. La prima volta lui sta qui, ragazzi, la prima volta sta qui. Sta qui, sceglie di andare giù e ci va, e va bene. La seconda volta però lui sceglie un'altra volta di andare giù, è questo che a me non va giù. La seconda volta sceglie. Però stava andando, cioè continua ad andare giù perché nessuno gli ha mai detto di ricambiare la direzione, cioè se sta andando giù forse è perché già andava giù, cioè per entrare in casa intendo. Allora, lui è in modalità exiting. A meno, aspe, mod next.
Fatemi commentare questo codice qui. Sì, ok, ho capito quello che dice, però noi qua abbiamo fatto, cioè quando lui è in modalità exiting, ah, forse lei dice non l'abbiamo mai fatto, non gli abbiamo mai detto di... Ah, aspetti, allora, quando lui è in modalità exiting, gli abbiamo mai detto di andare fuori dalla casetta? Non gli abbiamo mai detto, ragazzi, non gli abbiamo mai detto, guardate, questi sono determine next direction. Se questo, se questo, se questo. Poi c'era se questo, ma questo era un caso specifico, cioè praticamente questo era quando già lui è uscito dalla casetta, ma non ci abbiamo il momento in cui lui deve andare verso uscire dalla casetta, cioè manca un se vuoi uscire, se vuoi uscire, esci. Quindi se vuoi uscire, esci. Cosa mi sono spiegato? Cioè, manca il caso. Cioè, tu hai detto che vuoi uscire, ma non gli hai detto, non hai contemplato, non abbiamo contemplato il caso in cui dobbiamo scegliere la direzione per poter uscire da qui. Io ero convinto di averlo contemplato qui, ma in realtà questo c'entriamo soltanto se item. Quindi questo funziona la prima volta nel passaggio da item a exiting, ma quando lui è stabilmente exiting, ha bisogno di un caso specifico per poter inseguire la casa. Vediamo. Eh sì, mi dà errore perché c'ho tutto in esecuzione. Voglio evitare di farlo quando lui... Ok, piano, 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 piano. Piano. Fai il giro come pensavo, esci, 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 è uscito. Ah, finalmente. Perfetto. Uscito e ci rientra, gli è pozzino. Perché ci rientra? Ci può rientrare perché forse non gli abbiamo mai detto di, appunto, non gli abbiamo mai detto, una volta che sei uscito, devi andare in modalità di caccia. Quindi, ok, intanto è uscito. Quindi, e gli possiamo dire anche, qui come caso speciale, gli possiamo dire, guarda, se il tuo nodo, il nodo in cui tu stai andando, il nodo in cui tu stai andando è l'entrata della casetta, io ti do la modalità chase, così tu una volta che tu raggiungi quel nodo, tu devi più che node next, mi sembra il node prep, una cosa del genere. Allora, tanto questo non ci serve più. E anche questo non ci serve più, questo non era un problema in questo metodo. Ok, vediamo se ci rientra, è velocissimo. Perché è velocissimo, ragazzi? Perché quando siamo passati da item a exiting, dobbiamo anche ricordarci di ripristinare la velocità. Speed uguale speed ghost normal. Tra l'altro, questo ci fa capire che i cambiamenti di stato sarebbe bene non farli direttamente così, ma attraverso un metodo opportuno, cioè un metodo che dice cambia stato, è un metodo che considera tutte le casistiche, quindi se stai andando in questo stato devi anche cambiare queste altre variabili, altrimenti vedete che ogni volta io che cambio stato mi dimentico di quali variabili settare. Quindi sarebbe più elegante fare un metodo per il cambiamento di stato. Ok, beh. Vediamo se ci rientra nella casetta.
Non ci rientra. Perché stavolta gli abbiamo detto di cambiare la modalità. Vediamo se funziona in un altro caso. Addirittura. Ok. Esce sempre. Avete visto che è successo, ragazzi? Non funziona più la Powerball. Ma ha funzionato, però c'è stato un momento in cui non durava troppo poco. Come mai dura troppo poco? Forse qualcuno non ha resettato il contatore della Frightened. Quando è che lui, quando il fantasmino viene mangiato, item, lui dovrebbe, Frightened e False, vedete che non basta, anche qui, cambiamenti di stato vogliono dei metodi, così uno non si scorda le cose. Non basta dire frightened and false, ma bisogna dire anche frightened counter uguale 0, cioè bisogna resettare il contatore, altrimenti quello poi la successiva volta che io me lo mangio, lui il contatore c'aveva quello di prima e quindi dura niente la modalità frightened. Vedete quanti bug possono verificarsi. Lo mangio direttamente qui. Perfetto. Vediamo se vogliamo fare un altro caso particolare. Voi possiamo fare una cosa di questo tipo. Piano, 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 piano. Voglio vedere se lui, una volta che si respawna dentro la casetta, ci rimane bloccato perché c'è il Pac-Man che lo aspetta giù. Se abbiamo fatto le cose bene, non dovrebbe rimanere bloccato, dovrebbe uscire. Guarda, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, lui esce. Benissimo, ragazzi. Ok, sembra adesso davvero funzionare bene. L'ultima Powerball. Ok, magari ecco l'unica cosa che uno dice è bruttina, che si fa un giro il Blinky, mentre il gioco originale una volta arrivato qui va dritto sopra. E vabbè, ragazzi, si può fare come? Consentendogli di invertire la direzione, cioè si può dire guarda, quando tu sei nella casa puoi invertire la direzione. Cosa che del resto anzi bisogna fare, perché se vogliamo che i fantasmini rimbalzino su giù, devono poter invertire la direzione. Quindi vabbè, questa è una cosa che rimane da fare, io direi di terminare qui, se non avete domande terminiamo qui. E ora vi faccio notare una cosa, sì, dica. Una cosa, non so se è una cosa che ho notato che forse non è giusta. Sì. Quando prende per la seconda volta la Powerball, il fantasmino, dopo il tempo che gli serve per lampeggiare, non lampeggia. Cioè, ah, ok. E dice questo. Adesso lampeggia, no? Adesso lampeggerà. Però se prendono di nuovo la Powerball non lampeggia più, questo dice. Eh sì, prima mi era sembrato che era passato un bel po' No, di no, tempo. lampeggia, lampeggia. Sapete, ragazzi, cos'è? Dico, Allora. dopo essere stato mangiato, però. Dopo essere stato mangiato. Comunque, Google, cioè, ricordate sempre che siamo su Google Meet e non vedete voi tutti i frame, quindi a volte vediamo. Quindi adesso non dovrebbe lampeggiare. Lampeggia, lampeggia. Ok, forse era passato troppo poco tempo prima quando ho notato la cosa. No, ma sai cos'è? A volte, a seconda del campionamento di Google del mio schermo, non è, cioè, se si sincronizza in una maniera tale. Si può sincronizzare in una maniera tale che il lampeggiamento non arriva proprio a nessuno di voi, perché è una questione di frequenze, lampeggiamento sta a una frequenza. Il mio monitor, cioè Google cattura e monitora lo schermo ad una frequenza, se le cose si allineano voi non vedete il lampeggiamento, quindi può essere che era un problema proprio di campionamento dello schermo. Quindi lampeggiamento c'è, non escludo che ci possono essere dei bug, ma adesso ci ho provato e riprovato, però sembra comunque funzionante, almeno di massima funziona. E ora vi faccio una sfida. Secondo voi, allora, intanto vi dico quante righe di codice conteneva il Pac-Man quando abbiamo iniziato noi a lavorarci. Cioè, ragazzi, stiamo dicendo quando non c'era niente, partiva e il livello era vuoto, senza niente.
c'era soltanto il grafo. Erano 1.000 righe di codice, però dobbiamo considerare che uno dice soltanto 1.000 righe, relativamente tante, sì, però pensate alla classe Sprite, ragazzi, la classe Sprite di suo, pensate a quante righe di codice c'ha, beh, sono 300 righe di codice perché la classe Sprite fa tutti gli if di tutte le Sprite. Poi c'era la classe Level che usa tecniche di elaborazione di immagine per andare a leggere il livello dall'immagine, quindi già 300 più 300 siamo a 600, quindi chiaramente la complessità stava tutta qua. Ma la mia domanda è, secondo voi, quante righe di codice noi abbiamo impiegato per trasformare quello che non era un gioco, cioè era morto, era niente, in un gioco che è fedele al Pac-Man? Secondo voi, se adesso io vado a contare le righe di codice che noi abbiamo scritto dall'inizio di queste sessioni, quante ne abbiamo scritte, secondo voi? Sparate. Qualunque numero. Dai, Ma in buttatevi. più a quelle già In esistenti. più a quelle esistenti, quante in più? Quante ne abbiamo scritte? Cioè, praticamente, quante sono le righe di codice che hanno reso possibile il Pac-Man? Perché di fatto, fino a quel momento, era soltanto un grafo, nient'altro. Dite. 2000? Du 2000? 2000. Chi offre di meno o di più? Abbiamo un 2000. Poco Poco più di 1.000. più di 1000, poi. Chi si lancia? Premo enter, ragazzi. Ragazzi, abbiamo scritto 365 righe di codice. Non 1000, non 2000, 365 righe di codice. Quindi c'erano volute 100 righe di codice per fare Snake, ci sono volute più o meno 400 righe di codice per fare Pac-Man, ovviamente da aggiungere alle 1000 che però servono per imbastire il grafo, però ragazzi, là diciamo, io ho preteso di leggere il livello dall'immagine così da implementare un level editor. Era comunque una pretesa molto, molto grossa. Ma il vero gioco noi l'abbiamo fatto insieme, l'abbiamo fatto da zero, Pac-Man insieme l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto in meno di 400 righe di codice. Quindi vedete, quando ci si ragiona piano piano, possibilmente non è nemmeno la cosa migliore. C'erano alcune scelte, credo che qua mi sono un po' ingarbugliato, si poteva fare un po' più elegante questa cosa, però questo per dirvi che effettivamente si può, se si distribuiscono le responsabilità nei punti giusti, quindi queste classi più o meno hanno tutte 100-200 righe di codice, si riesce a implementare anche un gioco molto complesso, perché lo è il Pac-Man, con poche righe di codice. Sapevo che vi avrebbe sorpreso la cosa, però invece se io vi chiedo quante righe di codice hanno i progetti di Pac-Man che mi hanno dato gli studenti, sparate un numero. Altro vi dico anche quante righe di codice ha il Pac-Man completo, quello con tutti i suoni, quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Dovrebbe essere qui, Pac-Man. Allora, Pac-Man completo, vediamo quante righe di codice c'ha, 1979. Ragazzi, Pac-Man completo, cioè ci sono tutti i fantasmini, ci sono tutti i suoni, ci sono i punteggi, cioè, intendo questo qui. Sì, vabbè, adesso questo è il livello che fa schifo, è il livello custom. Cioè, ragazzi, ci sta anche, c'è tutto. C'è anche la pausa, cioè quando il fantasmino viene mangiato c'è un attimo in cui il gioco si ferma, cioè è tutto fatto in maniera super super fedele al Pac-Man originale. Ecco, questo è in 1979 righe di codice. Secondo voi, studenti, quante righe di codice ci hanno impiegato per fare il Pac-Man? Sparate, anche qui. Stavolta ci azzeccate. Ditemi. 2000. 2000 le ho fatte io. Quindi sarebbe come dire che gli studenti ne hanno fatte uguali a quelli che ho No, un po' fatto. di più, penso. Ragazzi, siamo sopra di 10. 2005. Eh? 2005. 10.000, ragazzi. 10.000. Allora, perché vi dico questo? Perché è normalissimo alle prime esperienze complicarsi la vita.
Cioè, quello che noi abbiamo visto in queste lezioni, io spero che vi sia di insegnamento per cercare di rendere le cose più semplici possibili. Che significa semplici? Significa meno righe di codice, facilità nel trovare bug. Avete visto, i bug accadono, però siamo sempre riusciti a trovarli. Perché ci siamo riusciti? Perché il codice era snello, facile. Se fosse stato una classe di 2-3 mila righe di codice, cosa che mi hanno consegnato, io adesso ho visto bug, non riesco a trovarlo. E non riesci a trovarlo tu, ma nemmeno io riesco a trovarlo in una classe di 3.000 righe di codice. Quindi questo significa che fare uno sforzo di semplificazione anche durante la progettazione delle classi e della divisione delle responsabilità, cioè durante la programmazione, è importante. Cioè, se voi intraprendete nello sviluppo delle strade complesse, poi queste strade vi si ritorceranno contro, non perché io vi darò una penalità, io non assegno un penalità perché avete usato 10.000 righe di codice, assolutamente no. Però la vostra vita è più complessa se voi scegliete delle soluzioni più complesse. Quindi lo so che è difficile, anzi, finché non sbattete la testa, non imparate su questo. Quindi sicuramente voi farete questo errore, l'ho fatto anch'io al posto vostro, lo fanno tutti, bisogna passarci, però vi sto dicendo dove dovete poi alla fine andare, cioè qual è la direzione finale dello sviluppo. La direzione è quella di rendere le cose semplici, non complesse. Ok? Quindi si può fare un Pacman in 2000 righe di codice? Sì. Si può anche fare in 10.000 righe di codice, ovviamente è molto più difficile, ci vuole più tempo per trovare i bug, a volte i bug non si trovano e quindi ci vuole molto molto più tempo per finire il progetto. Ok? Va bene, ragazzi, io vorrei terminare non la lezione, questa registrazione e poi iniziare il prossimo argomento, così abbiamo due registrazioni distinte. Quindi terminiamo questa registrazione.